Salve a tutti ragazzi e bentornati al canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su PCBS Simulator. Allora ragazzi, sto registrando questi episodi di sera perché ho avuto veramente un macello di cose da fare assurde. Abbiamo questi due PC da sistemare, li faremo domani, ma anche se francamente potrei farli anche adesso e risparmiare 70 dollari. Vediamo, ma sì. Allora, in questo c'è un replace PSU e RAM. Volevo registrare Oblivion ST60F. ST60F. E la RAM è una G-Skill Trident Z RGB 16G. Ok, 3866. Allora, memory. Ok, 600 di budget, ce la facciamo. Adesso ci serve un PC per fare girare Feudal Fantasy. Ha raccomandato. Un attimino che sono un pochettino pure raffreddato. Allora, Feudal Fantasy 8 richiede 16 GB di RAM, un RX 570, un 1700. Ok, con 2005 io direi che possiamo osare di fare veramente un carro armato. Che ne pensate? Quindi non dobbiamo arrivare a 3000 dollari. Facciamo così. Se abbiamo 412 dollari, è fin qui ci siamo. Quindi il nostro budget è... Lo faccio con la calcolatrice. 2900, non dobbiamo nemmeno arrivare a 3000 dollari. Ok, cosa voglio provare adesso? A creare il PC più forte possibile. CPU cooling, questa. Scheda madre. Per forza questa. Memorie. Allora, la scheda madre supporta le 3600. 32 giga. Ma sì. Scusate, io a frequenza 3600 cosa ho? A blocchi da 2. Vorrei mettergli questa. La scheda madre supporta? Sì. Quindi vorrei mettergli a 3600. 1, 2, 3, 4. Siamo a 1700. Scheda video, la migliore è la 1800 e gliela metto. È la peppa. Cioè, solo con la scheda video ce ne andiamo. Allora facciamo una cosetta, togliamola proprio il top non è possibile. Scheda video, cioè abbiamo un problema. Mettiamogli questa di qua. Storage. Abbassiamo un pochettino le prestazioni, altrimenti qui non ce la facciamo. Power supply. ATX modulare. Il cases. Per il cases proviamo questo. 2800 dollari. Ma potrei mettere, ma quella scheda madre lo supporta l'M2, l'NVMe. Lo vedremo domani. E questo è un bel problema. Try. Faccio anche il salvataggio di backup. Sono stanchissimo ragazzi, quindi mi vedrete un po' spento. Volevo registrare Oblivion, ma è impossibile. Cioè, sono troppo, troppo, troppo stanco. Allora, domani arrivano tutte cose. Spegniamo e preghiamo, perché dobbiamo vedere se abbiamo fatto qualche scelta ottima. Quindi la RAM l'abbiamo messa, la scheda video sempre una 1080 abbiamo messo. Non abbiamo superato i 3000 dollari. Cioè, case e cose sono messe veramente bene, non sono pezzi brutti. Cioè, l'unica cosa ho provato a mettere l'NVMe. Speriamo che funzioni. Dai. Quindi la prima cosa da fare qual è? Andare a sistemare quel PC tutto nuovo.
Allora, accendiamo. Mettiamoci qui. Prendiamo il case e spariamo. Spariamo. Ok, non l'ho mai preso sto case. Bello grande. Partiamo subito dal power supply, che è questo. E ci va. Poi mettiamo subito la scheda madre. Sì, ci va l'NVMe. E credo vada qui. E vediamolo subito. Perfettissimo. Così almeno vediamo come viaggia. Cioè, diciamo che abbiamo messo il processore migliore in circolazione. Ora dobbiamo posizionare noi il dissipatore, che è un bel stione. O lo mettiamo sopra o lo mettiamo sopra. Quindi rimuoviamo questo. Installiamo questo. Sì, ci sta. È un bestione, ragazzi. Ma le ventole le posso mettere? No. Va benissimo. E PC part, il top panel, lo rimettiamo. Adesso vediamo se il mio ragionamento è giusto. Per la scheda video apriamo sto coso. Già arrivati a questo punto siamo messi veramente bene. La memoria dobbiamo aprire tutte e quattro i banchetti. 1, 2, 3, 4. Cioè, posso affermare che è un ottimo PC. Cioè, già di stock fa paura. Ok. La scheda video. I cavi li mettiamo bianchi. Cioè, diciamo che abbiamo assemblato un ottimo PC. Posso ritenermi pienamente soddisfatto. Chiudi questo, chiudi questo. Vediamo in quanto tempo si installa il sistema operativo. Abbiamo dimenticato qualcosa? Case incompleto, cosa abbiamo dimenticato? Eccolo. Niente di che. È la stanchezza. Ragazzi, è venuto $2.395. Anzi, vi faccio vedere una cosetta. In quanto tempo qui si fa il 3D Mark? Cioè, con una scheda video del genere. Che fa, non ve lo faccio vedere? Abbiamo messo l'NVMe, si installerà tutto al volo. Cioè, la velocità c'è. Ce la possiamo fare. Tanto lo lasciamo partire. E buonanotte. 61 gradi. Perfetto, andiamo a lavorare sull'altro PC. Ok. PSU e RAM. Togliamo tutto. Quindi ci faremo un po' di lavoretti. Ora, rimuoviamo questo. Tolgo tutto, ce ne usciamo subito subito. È modulare. Sì. Installiamo il power supply. Vedete, questi lavori si fanno subito. Cioè, non è che ci vuole chissà che. Io lo ripeto sempre, sono molto facili, veloci. Mancano i cavi, vabbè, tutti bianchi. Pronti, 3888 a questo PC. Fps, va abbastanza veloce. Io intanto setto il mio orario.
7036. Cioè, punteggio G più è 6800, C più 7009. Poi si fa la media. Vediamo se è giusto. Quindi 6896 più 7995 diviso. Giusto, 6896 più 7955 fa 14.851 diviso 2, 7, qualche cosa, perfetto, 7.400, vabbè, super genere è tipo una media. Spegniamo il PC. Questi sono 400 dollari facili. E abbiamo visto un bellissimo PC con l'NVMe. Consegniamo. Questo lo possiamo fare. Si deve fare. Ok, tutti bei lavori. Cioè, non ti puoi lamentare. Mi devi dare. È un ottimo PC e ci credo. Allora, questi sono tutti da completare entro domani. E mi sa che li dobbiamo fare adesso. Quindi conviene ordinare i pezzi domani. Terminiamo anche sta. Ah, abbiamo due PC da completare entro domani. Ottimo. Bello intenso. Quindi diciamo che sto giocando a PC Building Simulator perché mi rilassa. Scusate, perché ho soltanto tre cosi? Solo tre PC. 1, 2, 3. Ok. Quindi abbiamo un Diagnosis and Fix da fare adesso. Quindi qui ci vuole scheda madre e scheda video. Ottimo. Togliamo tutto. Togliamo pure i cavi, tanto se ne dovranno andare tutti, non c'è altro da fare. Dai. Così, anche questi sono lavori molto facili, li consiglio, si fanno subito. Tolgo tutto a sto punto. Perfetto. Quindi, motherboard. Aspettate, perché ho dimenticato a togliere una cosa. Qual era qui la scheda madre? Porca puttana. La MSI, per forza. Scusate, il processore qual è? È un Intel Celeron. Benissimo, non mi ricordo qual era la scheda madre. Credo sia una Gigabyte Gaming 5. Allora, scheda madre. E togliamo anche le altre cose prima che faccio confusione. Ho uno storage guasto, non mi interessa. Questo è il guasto. Quindi andiamo a motherboard. MSI. No. Scheda video. C'è un caldo da morire. 1060. L'unico modo per beccare la scheda è questo. Ok. Un altro PC. Anche in questo riparare scheda madre. Attenzione qui perché è talmente piccolo il cavettino che non si vede. Anche qui scheda madre e scheda video, ottimo. Eccolo qui. Sto bastardo era messo talmente piccolo che non si vedeva. Ok, ora non vorrei aver fatto la cazzata di aver sbagliato scheda madre, perché altrimenti siamo nei guai. Scheda madre, questa è una DFL a 320. E scheda video. Una 1080. È la Peppa. Ok.
Quindi qui ce l'abbiamo fatta. Qui ce l'abbiamo fatta. E dobbiamo andare a controllare l'altro PC, di cui non sappiamo assolutamente nulla. Innanzitutto dobbiamo dargli una bella pulita. Quindi apriamo i pannelli. Intanto lo collego, si accende. Diamo una bella pulita a tutto. Cioè, non mi va di andarmi a perdere con tutti i peli. Del tipo i cavi, ci li vogliono blu. Li assembliamo i PC e basta. Perché ci sono 40 gradi all'ombra. Cioè, registrare Oblivion, vi spiego, di sera o di giorno è un parto in estate. Perché, ragazzi, dobbiamo essere realisti. C'è caldo. Ok, non RAM. Quindi il problema è la RAM. Qui ce ne usciamo subito. T-Force 2004 Dark. E l'altra qual è? Perché abbiamo delle memorie uguali. Ok, possiamo farlo. Le 2004 vanno qui. Quindi Force. Poi vado in memory 2004. Fatto un salvataggio di backup. Sempre per sicurezza, no, ormai è una costante. Andiamo al carrello. Li vogliono riparati oggi. Allora, partiamo subito da questo piccolo. Vabbè, qui c'era solo la RAM, giusto? Non ho preso i pezzi. Vedete la stanchezza e il caldo, ragazzi, io vedo le persone che stanno male, cioè c'è poco da dire. Allora, se è solo la RAM, francamente è qualche virus, non è che la situazione è grave. Ce lo dirà subito il PC. Perfetto, cioè lavoro facile, monto tutto. E questo è uno. Ora, qui si fa in questa maniera. Motherboard. Io ne lascio sempre due aperti. Processore. Prendiamo la nostra pasta termica. Cioè, questi sono episodi abbastanza carini. Si fanno in fretta. Non si impazzisce, ragazzi. La RAM. Memory. Perfetto. I cavi. Stavolta andiamo sul nero. Sul classico. Sì. L'abbiamo beccata pure la scheda madre. Oggi sono stato fortunato. Sono stato molto molto fortunato. Perché ci sono volte che non riesce a colpo. Invece posso dire che siamo stati veramente culosi. Ci vuole un po' di culo su via, un po' di culo nella vita ci vuole. Lo scorso video avevo parlato del fatto che per molti di voi meriterei molti più iscritti. Francamente, ragazzi, per ora ci troviamo bene così, quei pochi che siamo. Meglio. Meglio. Perché posso commentarvi cioè, ok, ho pochi commenti. Però in quei pochi commenti per me già sono più che sufficienti. Non è che uno deve essere per forza famosissimo. Cioè, sono cose. Non mi realizzo. Nel senso, se avessi molti più iscritti, per me sarebbe positivo perché vi farei conoscere molti più titoli. Nel senso, sto delirando, ragazzi. Nel senso che mi piacerebbe fare conoscere a più persone i titoli che gioco io, quelli che io reputo importanti. Cioè, guardate sto schedone video, gigante. Io quando vedo le schede video con il doppio connettore a 8 pin, a 2 da 3, io mi emoziono. Per me è Natale. Abbiamo finito. Salviamo e ci salutiamo.
Abbiamo fatto un botto di soldi. Le altre cose le guardiamo domani. Sì, vabbè. Per 120 dollari c'è da uscire pazzi. Questi li accettiamo tutti, così già domani ce li troviamo. Spegniamo. Quindi ragazzi, sperando che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate like, commentate e condividete il video. Alla prossima.